Buongiorno a tutti, sono da poco usciti tre nuovi pianoforti digitali che allargano la famiglia Privia, il PX S5000, 6000 e 7000. Siamo qui oggi ospiti nello studio di Paolo Iannacci, che ha qui davanti a noi il PX S6000, quindi ne approfittiamo subito per chiedere a lui, che è un professionista, quale utilizzo fa di questo strumento per comporre musica. Allora, intanto sono molto felice di poter essere ospite diciamo, della famiglia Casio anche con questa tastiera. Ho cercato di ricreare un mio brano che si chiama Smooth Conversation utilizzando i suoni che mi piacevano di più di questo modello. Sono partito, diciamo, ho diviso il mio brano in tre blocchi. Un'introduzione dove ho utilizzato il pianoforte acustico e un pad, un blocco centrale dove ho utilizzato un insieme di suoni sintetici e acustici e un finale dove ho invece prediletto un pianoforte elettrico con dei suoni diciamo di plaque oppure di musical box per fare un effetto quasi diciamo Blade Runner se possiamo esagerare, anche se ovviamente non è così, è molto meno distopico. Vi faccio sentire subito delle particolarità perché di questa tastiera, oltre al suono di pianoforte, oltre al suono di pianoforte, che comunque è un ottimo campione, no? Privia grande, ci sono dei suoni che sono molto caratteristici e che spesso si trovano anche in altri software dove appunto suoni Casio ti danno quella peculiarità che può cambiare il brano che stai creando, no? Quindi possiamo anche dire che non solo tu sei partito da un'idea e hai poi ricercato come farla con lo strumento, ma è stato anche lo strumento che ti ha dato degli spunti attraverso i suoi suoni particolari per comporre il brano. Ovviamente, e succede sempre così, perché io mi ricordo anche quando si andava a fare acquisti con mio padre, c'era una tastiera e quella ti dava l'impulso per creare determinate cose. Tu metti un suono così che è lo Xenon Pad. Ti dà delle idee, no? È molto interessante anche l'utilizzo del cutoff delle frequenze, no? Sì. Di chiusura e di apertura delle frequenze messo con la manopola. Ecco, diciamo a chi ci sta seguendo che questi due potenziometri sono proprio una peculiarità del 6000. È solo il 6000 che ce li ha e che sono potenziometri programmabili che possono andare a fare una funzione che il musicista vuole. Altro suono. Fantasia, che è un suono che probabilmente c'era anche negli anni Ottanta, no? Però ti dà un'apertura particolare. Lo metti, un suono un po' con i campanelli e con un synth sotto, che ti dà la possibilità comunque di apertura. Paolo, ma non ci faresti ascoltare un Ma pezzo del tuo certo. brano? Così abbiamo un'idea d'insieme di come hai combinato questi timbri tra di loro. Per esempio, come vi ho detto prima, una partenza da pianoforte. Vi fermo subito perché la cosa che ho notato è molto legata alla dinamica. Questo campione e la tastiera è molto più attenta alla dinamica. Suonando anche su un altro brano che ho suonato per un video di Casio, si chiama Paradise Lost, ho notato che più utilizzi il registro mezzo piano
mezzo forte, più gli armonici sono migliori. Se suoni soprattutto con registro fortissimo, forte, fortissimo, grida un po' troppo, no? E diventa molto aggressivo e quindi ti fa capire che esistono dei registri che puoi utilizzare, che sono quelli reali anche, no? I registri del piano, che sono molto belli. Ne approfitto, Paolo, a tal proposito per farti un'ultima domanda. Tu hai avuto anche il 1100. Per questi nuovi strumenti Casio ha introdotto una nuova meccanica che si chiama Smart Hybrid Hammer-Action. Ecco, quali sono i miglioramenti che hai notato anche nella gestione dell'espressività del suono? La gestione della dinamica, come ti ho detto prima, è il fatto che la tastiera è molto più ricca. Metti le mani sulla tastiera e ti accorgi che c'è il legno sotto, la tastiera è fatta di legno e quando riesci a toccare il legno è una cosa particolarmente piacevole. E quindi queste sono, secondo me, i miglioramenti che si notano. Allora, prima dei saluti, Paolo, ti chiederei se ci fai sentire, sì, perché sono molto curioso, una parte, diciamo, più ricca del tuo brano dove hai combinato insieme i timbri, così facciamo ascoltare. Poi adesso vi faccio sentire anche in solo determinate cose perché secondo me sono interessanti. Per esempio in questa parte ho utilizzato un insieme di suoni acustici e sintetici insieme. In questa invece ho utilizzato, diciamo nella parte di solo, ho utilizzato solo i suoni del pianoforte, della batteria e del basso acustico. Per esempio la differenza se tolgo il piano. Eccetera, eccetera. Beh, veramente un bel lavoro, Paolo. Devo dire che sei riuscito a tirar fuori il potenziale dello strumento. E sentiamo per finire, perché l'implementazione della tastiera, ho visto che si è concentrata molto sui pianoforti elettrici. Sì, sì, per esempio, allora me ne è piaciuto uno che si chiamava Phaser EP, e allora mi è venuto in mente questo finale, ho rifatto praticamente il tema, e ho utilizzato appunto questo phasing, questa tastiera, questo credo che sia un Rhodes con il phasing. E thank you.
Molto bello, dà davvero un effetto molto caldo come insieme di suoni. Bene, grazie davvero Paolo, sei stato di ispirazione. Ringraziamo anche voi che avete guardato questo video. Seguite i nostri video iscrivendovi al canale. Alla prossima. Ciao! O anche no, avete la libertà.